Ascoltatori di Let's Dig Again, un saluto da Turisma 2020, siamo in compagnia di Simona Fracasso, presidente dell'associazione Storia Viva e delegata per Turisma per il Parco Regionale del Matese. Le volevo chiedere, ci può illustrare l'offerta in termini di turismo culturale di questo parco? Ma il Parco del Matese ad oggi è un parco ancora regionale, anche se stia lavorando per un iter nazionale. Ci auguriamo che quest'anno lo possa diventare. E ad oggi ha 20 comuni che ne fanno parte, di cui 15 della provincia di Caserta e altri 5 della provincia di Benevento. È un parco maestoso da tanti punti di vista, sia dal punto di vista archeologico paleontologico. Non ci dimentichiamo che proprio in uno dei comuni del parco del Matese, Pietraroia, nasce la paleontologia con la scoperta del piccolo dinosauro. Poi abbracciamo un po' tutte le epoche, che va dal periodo preromano romano fino al 600 e 700. Rientra anche nei circuiti dei castelli, abbiamo tantissimi castelli e abbiamo anche dei siti naturalistici stupendi. Non dimentichiamo che uno dei comuni principali di questa area, San Gregorio Matese, che vanta un lago carsico, di natura carsica, ma stupendo perché è meta di tantissimi turisti. Poi inoltre sono presidente di un'associazione intercomunale Storia Viva che organizza principalmente rievocazioni storiche. Io credo un messaggio che voglio lanciare è quella dell'archeologia sperimentale. Purtroppo in Italia è ancora poco conosciuta, ancora poco tutelata con delle leggi, ma mi sto battendo affinché il rievocatore storico possa avere la sua funzione all'interno di una istituzione. La ringraziamo ancora. Grazie a voi.